Ciao a tutti ragazzi, Oda, Beggi e bentornati su Yesin. Buon Natale. Buon Natale ragazzi, siamo arrivati dicembre. Ebbene sì ragazzi, siamo alla fine dell'anno e siamo arrivati al Santo Natale. Ah, santissimo. Quanto l'aspettavamo. Comunque sì. Yesin non demorde assolutamente e continuiamo a produrre. Ci tenevamo a portare insieme a voi la reaction al trailer di Men in Black, una saga a cui siamo assolutamente legati e quindi volevamo vedere questo nuovo spin-off. Si può chiamare spin-off o alternative banda, praticamente da una parte guardiamo degli personaggi, dall'altra guardiamo altri personaggi che fanno altre cose, altra roba. Quindi questo Men in Black International è uscita da pochissimo, tra l'altro, notizie riguardo a questa appunto pellicola che uscirà poi il prossimo anno e non riguarderà solo ed esclusivamente i personaggi che ci siamo lasciati alle spalle di Men in Black nella trilogia, ma bensì ci sposteremo su altri personaggi e assolutamente nel mondo, non solo in America. Perciò siamo abbastanza eccitati. Qui sfatiamo il mito che gli alieni arrivino solo in America. Ecco, finalmente ragazzi, era possibile che solo laggiù arrivino? No way. Quindi ora birra alla mano e play! Proteggiamo la Terra dalla feccia dell'universo. Con agenti in ogni grande città del mondo. Alcuni più decorati di altri. Agente H, sei uno dei migliori che abbiano mai indossato il completo. Ma ti serve un partner. Che sensazione. Dopo Thor hanno lavorato talmente bene insieme. Ehi là! E lui. Era lui. Liam Neeson. C'è anche Qui-Gon, sì. Si salverà da solo. Stai dicendo che hai bisogno di me per farlo? Minchia, inguardabile senza la barba, cazzo. Sì, non sembra lui. Togliti di mezzo. Ah, diamo loro. Scherzi. Se lo facciamo non ne usciamo più. La madonna. Oh cazzo. Il cerchione della macchina era una ricarica per il mitraglione. Figata. Ti dispiace guardare qui? Guida e basta. Sarà uno spasso, ci divertiremo. Ci dovrebbe essere un grosso pulsante rosso. Trovato. Succedeva qualcosa una volta. Abbiamo aumentato i gadget in maniera esponenziale. I ruoli si sono investiti. No. Però gran bella presa. Mi ha lanciato un martello per caso. Ho visto solo io che era un martello. Però ragazzi, ok, abbiamo proprio preso dal Marvel Cinematic Universe e buttato dentro direttamente da Thor, visto che evidentemente con la Thompson che ormai si trova bene a quanto pare a lavorare con il nostro Chris, quindi abbiamo fatto squadra che vince non si cambia e siamo andati direttamente a combattere gli alieni questa volta. Un salto da un universo della Marvel all'universo Men in Black non me lo aspettavo sinceramente. Un Thor che non mi sembra assolutamente Thor in realtà, anzi. Anche se devo riguardarlo, ma penso che abbia lanciato veramente un martello e se l'hanno fatto, cioè veramente l'hanno fatto a caso. Sicuramente no. Ma più di tutti ho visto un volto lì dentro che non mi aspettavo assolutamente di vedere, quello del nostro Liam, che è un visone nazionale, internazionale. C'era la voce narrante, era la sua, però ho detto, sai, doppiatore, potrebbe doppiare anche un'altra persona. Invece poi spunta il faccione e dici, wow. Attenzione. Cosa dovrà fare lì? Sarà uno dei boss? Penso che sia uno degli agenti di capi, se sì, vogliamo, magari credo. Esteri di qualche altra agenzia. Proprio. Non saprei, potrebbe essere, visto che appunto ci spostiamo in tutto il mondo, probabilmente da quello che avevo letto in Europa. E quindi sarà figo vedere che cosa succede e dove l'hanno piazzato, in che punto dell'Europa. Da qui oltretutto poi potrebbe nascere tranquillamente una serie poi di spin-off. Diciamo che allora cioè, non si apre un mondo enorme, bisognerà vedere che incassi farà questo. Non so come sarà il risultato finale, non so che cosa aspettarmi, il trailer mi gasa.
Mami Gasa già di partenza, perché appunto si parla di Men in Black e la serie originale era già una figata e la adoro. Fare uno spin-off distaccato dalla serie di partenza originale già mi piace l'idea, poi con dei nomi così, cavolo. Diciamo che i presupposti ci sono. Sembra che appunto abbiano utilizzato delle discrete risorse per fare questo film, quindi ci sono tutti i presupposti perché venga una figata totale. Oltretutto la cosa interessante è stato vedere quando smonta la macchina per creare un mitragliatore e crearlo stile mitragliatore anni 80. È una tamarrata allucinante, hanno proprio esagerato, per carità abbiamo visto due scene solo, ma l'esagerazione nella maniera giusta, la figata proprio, ha fatto assolutamente ritornare nel clima che c'era in Men in Black. Abbiamo visto anche alcuni alieni già conosciuti, quindi siamo nel mood giusto, sì. Assolutamente. Noi lo stiamo aspettando 2019, quindi non manca tantissimo, pensavo già di vedere 2020, perché ormai annunciano film che arriveranno per il 2022 e io sono lì a dire ci arriverò il 2022, non lo so, e quindi invece sono contento che manchi poco a questo Men in Black, ma soprattutto siamo curiosi di sapere se lo aspettate voi e dovete dirci tutto quello che ne pensate e se il trailer vi è piaciuto o meno tramite un commento qua sotto, e non dimenticatevi anche di iscrivervi al canale perché è l'unico modo per rimanere tutti insieme collegati. Come sempre ragazzi, in descrizione troverete i link che vi porteranno ai nostri canali social in modo che possiate seguire tutto quello che facciamo. A me non resta che dare appuntamento a Men in Black quando arriverà e al prossimo video naturalmente solo qui su VFCine. Un saluto da Oda. Un saluto da Benji.